Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti, il vostro appuntamento mattutino con il fumetto. Oggi episodio specialino, brevino, per domenica mattina, aspettando il video acquisti, e parliamo de Il gusto delle stagioni di Ooi Masakatsu, manga pubblicato da Toshokan un po' di tempo fa, in realtà non è nuovissimo, è passato qualche mese, credo. Un manga piccolino, particolare, e che fondamentalmente ho comprato per la sua connessione con il mondo della cucina, perché mi piace mangiare, e il mondo della fotografia, perché sapete che il mio passato fotografico è ancora presente in me. Ma prima di parlare del manga, parliamo del suo autore, Ooi Masakatsu, un autore praticamente inedito in Italia, tranne che per questo fumetto pubblicato da Toshokan e per un futuro fumetto in arrivo sempre per Toshokan. Ma in realtà è un autore piuttosto prolifico in Giappone. Ho dato una guardatina rapida sul web e ho scoperto che addirittura ha una serie in pubblicazione dal 2002 in Giappone, 19 volumi in corso, me la definisce Anime Click, non sono andato ovviamente a indagare più di così. Anche quella a tema cibo, in realtà, perché parla di una giovane che prende in gestione il ristorante del padre, si titola Chichan no Oshinagaki, poi una sorta di slice of life su una tizia che va a vivere nella casa del suo nuovo sposino di 21 volumi, pubblicata dal 2008, in teoria è in corso anche questa, dice sempre Anime Click, e poi tanti altri manga, devo dire in realtà, connessi sempre al mondo del cibo e dell'ecchi ogni tanto, così, a questi due interessi parrebbe. Tra l'altro il suo manga più recente del 2022, ovvero Il pane di Maria Antonietta, è stato annunciato da Toshokan e quindi arriverà in futuro. Ma parliamo di questo Il gusto delle stagioni. 5 capitoli complessivamente, ognuno dedicato a una singola stagione, più un quinto riassuntivo, diciamo. Perché? Perché la nostra protagonista, una ragazza motorizzata, come vedete in copertina, vaga per il Giappone nelle varie stagioni facendo foto e assaggiando piattini. Ora, è un manga ovviamente che lascia molto il tempo che trova nel complesso, perché evidentemente è un singolo volume, anche piccolino, costa 6,90€, forse un po' tanto per la dimensione che ha, però alla fine è un one shot, ci sta, non è che si può pretendere che ce lo facciano pagare 3€, perché comunque i diritti del manga vanno pagati, perché comunque la distribuzione eccetera ha un suo peso, è inevitabile. Ma devo dire che mi ha colpito in modo estremamente positivo, ve lo faccio anche vedere un attimino, giusto per farvi capire un attimo. Sovracoperta, come sempre, sotto la sovracoperta abbiamo la classica posterina, la chiamano così, vero, gli amici di Toshokan. Molto carina, devo dire, perché non riprende un'illustrazione già presente in copertina, e questa è una cosa che non mi dispiace. Quando banalmente ripropongono la stessa cosa lo trovo abbastanza inutile, e capiamoci, lo trovo abbastanza inutile anche così perché non so cosa dovrei farci, però l'idea in sé è carina, è una art in più e ci sta. Il manga ha uno stile molto interessante, molto arioso, devo dire. C'è un'estrema cura per i dettagli, come potete notare, ad esempio, vabbè, questo albero di ciliegio in fiore, dai particolari sulla moto, ma anche in modo un attimino più connesso al mondo della fotografia, per come le Nikon vengano riproposte in modo estremamente fedele. Tra l'altro ne ho una molto simile a casa e quindi vi posso assicurare che è effettivamente così, e la macchina lui la conosce. Ovviamente l'altro tema fondamentale del manga è il cibo, che la protagonista si diverte a fotografare altrettanto. È un manga di emozioni, di sensazioni. Se amate il Giappone e vi piace immergervi nella loro realtà, è un manga molto molto adatto. Ovviamente lascerà un attimino quel senso di vuoto per la brevità inevitabile, ma devo dire che è molto molto interessante. Tratta anche temi particolari come le balene, la caccia alle balene, il consumo della carne di balena, che in Giappone esiste ancora in un qualche modo, anche se devo essere sincero non ho idea di quale sia la situazione attuale col discorso caccia, ma penso che anche in Giappone si inizi un attimino di più a essere più sensibili sugli argomenti di questo tipo, o almeno è quello che traspare un minimo leggendo il manga. E per tutta la storia troveremo appunto questa divisione fra ambiente cittadino o comunque naturale, ma del Giappone reale, e poi la parte dedicata appunto al cibo. È un manga che ho trovato davvero davvero carino, una piccola perla estremamente piacevole, e che devo dire faccio fatica a non consigliare se questo tipo di argomenti ovviamente vi interessa. Non è certo la storia più profonda che incontrerete, non ha una trama vera e propria che ci racconta la vita della protagonista, sono tutte cose che vengono lasciate abbastanza in secondo piano. Ovviamente avremo qualche dettaglio qua e là, ma a fine volume ci dimenticheremo presto di lei, ma ci ricorderemo probabilmente le piccole emozioni che ci ha regalato. Quindi un fumetto molto molto carino, una piccola idea simpatica, sono contento che Toshokan l'abbia portato,
e spero che magari porterà altre opere dell'autore dopo appunto Il pane di Maria Antonietta, di cui sicuramente vi parlerò eventualmente in un prossimo video. Se poi gli amici di Toshokan vogliono mandarmelo, contattarmi è facile. Così, per dire. E sì, no, non è una marchetta. È che semplicemente se riesco ad avere rapporti amichevoli anche con le case editrici che ho fortemente criticato per certi loro approcci sul web, mi farebbe solo piacere. Quindi sì, sto cercando di non litigare più direttamente, ma lo sapete, per come la penso io, è sempre il caso di dire quello che si pensa, ma in modo cordiale, diciamo. Quindi, io intanto vi ringrazio di aver seguito questo video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Se siete arrivati fino alla fine del video, lasciatemi nel commento una pietanza a scelta, cercate un emoticon con del cibo e postatemela. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch, sul secondo canale YouTube Cantina Pelata dove ricarico le live, poi sugli altri social, Instagram, TikTok, Facebook e più ne ha più ne metta. Su Telegram c'è il gruppo in cui parliamo di fumetti, canale con notifiche e canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!